festeggiato questa mattina al Teatro Alighieri il 160° anniversario dalla fondazione della Polizia di Stato. Un anniversario importante, il 160° anniversario della Polizia di Stato, con il motto Coraggio e Innovazione. E noi, con molto coraggio, che affrontiamo quotidianamente e molto volentieri il nostro lavoro al servizio di tutti i cittadini per la loro sicurezza. Innovazione. Innovazione è un significato: noi ci adeguiamo alle realtà dei tempi che ci consentono di migliorare le nostre prestazioni, la nostra attività, grazie alle nuove tecnologie che, seppur costose, però ecco, consentono una maggiore presenza della nostra, nel nostro territorio. E quindi quello che mi sento di dire a tutta la cittadinanza, di stare insieme vicino alla Polizia di Stato, perché la Polizia di Stato è insieme tra la gente. Quindi dobbiamo tutti collaborare e lavorare per una sicurezza partecipata. Invito sempre la cittadinanza a rivolgersi a noi con la massima serenità e fiducia, sia per segnalarci qualsiasi situazione anomala, sia per chiedere chiarimenti, qualsiasi spiegazione in qualsiasi settore. La Polizia è veramente al servizio del cittadino. Noi ci premiamo con il nostro lavoro, raggiungendo comunque gli obiettivi con tante difficoltà, sia risorse di mezzi che umane. E non possiamo non ricordare alcune operazioni. Noi siamo riusciti a sgominare una banda internazionale che sfruttava il traffico di esseri umani con centrale internazionale, partendo con un'indagine proprio da uno sbarco di cittadini clandestini sulla nostra costa. Ricordiamo l'omicidio di Lugo, scoperto nel giro di poche ore, con lo spirito di abnegazione e l'intuito e la prontezza immediata dei nostri operatori. E la quotidiana nostra attività e il nostro impegno costante per prevenire reati predatori quali rapine, furti e spaccio di droga. Lottiamo su tutti i fronti per garantire la sicurezza a tutta la cittadinanza, a cui va il mio applauso e il mio ringraziamento anche per la vicinanza con le segnalazioni che ci fa e che noi continuiamo a invitare a farci. Grazie. Sara Pietracci per Ravenna Web TV.